Senza precedenti a Chieti, una partita del cuore, calcio femminile Chieti contro la Nazionale Amicizia. Come è nata l'iniziativa? Sì, allora l'iniziativa è nata per merito e per idea appunto della Nazionale Italiana dell'Amicizia, che è appunto un'associazione benefica che gira tutta l'Italia. Loro sono rimasti molto attratti da quella che è la realtà del calcio femminile a Chieti, e questa cosa comunque ci rende anche molto orgogliose e orgogliosi, e ci hanno proposto la partita, che io comunque ho accolto con molto piacere, e così anche la mia società, con il presidente Sergio Colasante e con tutto lo staff che comunque ha dietro insieme a mio padre, che è l'allenatore, l'allenatore di Camillo. Sicuramente sarà una grande partita, sarà una bellissima serata, perché poi i valori che devono uscire comunque da questa partita sono sicuramente lo stare insieme, gli abbracci, il sorriso, che poi vanno comunque al di là di un risultato. La partita del nome Partita del Cuore l'ho voluto mettere proprio io per sottolineare che appunto è importante il cuore e non magari l'agonismo, che poi è giusto anche che ci sia quello, però anche perché abbiamo chiamato anche personaggi professionisti importanti, quindi però è importante anche quello, però è importante soprattutto il cuore. Tante adesioni a questa partita, ma anche adesioni non sono venuti fisicamente, ma da lontano hanno lasciato un saluto anche ex Gloria del Chieti, come avevi scritto negli ultimi giorni. Sì, Stefano Sgarri, che poi qui è stato un idolo e forse lo è ancora per tante persone, io poi non ho avuto neanche il piacere di vederlo giocare, ma a detta di tutti i tifosi neroverdi è stato molto importante per Chieti. E lui per motivi di lavoro purtroppo non ci sarà, però ha tenuto a sottolineare appunto in una chiamata che ho fatto con lui proprio ieri sera il saluto a tutti i tifosi neroverdi e a tutta la città di Chieti. Sinceramente è un'iniziativa bellissima, quindi non potevi non essere qui da Gloria del Chieti, da capitano storico del Chieti. No, ma è sicuramente per me una bella occasione, ma ci guadagna sono io, perché comunque partecipare a simili iniziative è un dovere per tutti, e soprattutto come dire, fanno del bene a chi le fa, quindi non posso far altro che ringraziare tutti, specialmente Giulia che mi ha chiamato, quindi un gol oggi? No, io sono qua, credo che da quando ho smesso, da quando ho preso le scarpe al chiodo,
poche volte sono rientrato sul campo da calcio, ma giusto così, quindi oggi devo stare attento a non infortunarmi perché è pericoloso, insomma, saranno 7-8 anni che non metto più sul campo da calcio. Però è un'emozione per tutti rivederti con la maglia nero-verde. Soprattutto per me, anche se è un po' stretta, ma soprattutto per me era un po' che non mi ci vedevo questi colori, quindi un altro motivo importante per partecipare a questa giornata. Partita del cuore, non potevi non essere qui. Sì, certo, ma noi non manchiamo mai, quando c'è da fare del bene, soprattutto per i nostri bambini, non ci muoviamo, ci siamo in Italia, veniamo da Torino, qui andiamo fino al sud Italia, giriamo, sia per felicità, per il bene di stare assieme a tanta gente, a tanta bella gente, e soprattutto per aiutare i bambini che ci stanno a cuore. Il divertimento anche alla base di questa partita, lo spirito dello sport deve essere sempre questo. Ma certo, lo spirito dello sport deve essere sempre divertimento e poi non bisogna dimenticarsi che i bambini che seguono il calcio, in prima battuta, dobbiamo fare questo esempio, e noi lo facciamo per divertirci, lo facciamo divertendoci, ci divertiamo noi e cerchiamo di far divertire la gente e facciamo vedere. Iniziativa senza precedenti a Chieti, tanti sportivi che hanno aderito, ma il divertimento è la base di tutto. Sì, quando è per beneficenza anche sport diversi si uniscono in qualsiasi campo, è una bella iniziativa e faccio i complimenti a chi l'ha organizzata, perché comunque avevamo già iniziato facendo quella visita al reparto di pediatria di Chieti e questo è solo il continuo, diciamo. E speriamo che sia una bella giornata di sport e di divertimento per tutti. Prevedi un gol da parte tua o sei solo qui a partecipare così sportivamente, diciamo così? Partecipo sportivamente, questo non è il mio sport, non sono
non so dove mettere le mani, perché le mani le mettiamo sul campo della pallacanestro, però ci proviamo, è giornata forte. Sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Keep me some 501 jeans on and roll joints bigger than King Kong's fingers and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking grade A. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be, living young and wild and free. Yeah. You know what? It's like I'm 17 again. Peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy is getting kind of heavy. Relevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping.